Questo talk sarà più breve di quello di Mattia, un po' più ristretto. Parlerò principalmente di obfuscation di binari, white box software, white box inteso come qualsiasi cosa che possiamo analizzare, comprendere il funzionamento o anche alterarlo. Una white box effettivamente è appunto un sistema che può essere analizzato ed è qualunque cosa che va da un programma con un codice sorgente a dell'hardware che possiamo debuggare con un JTAG, quindi leggere la memoria, qualcosa del genere, per finire con un codice offuscato, perché anche se offuscato effettivamente gira sulla nostra CPU main, quindi riusciamo ad attaccarci un debugger, leggere, comunque disassemblarlo, possiamo analizzarlo in questo modo. Riguardo al codice offuscato, principalmente si usa in questi prodotti che ho listato lì, quindi DRM di licensing, quindi software che è software commerciale che vuole proteggere un sistema di licenze per effettivamente riuscire a vendere il software del malware, per fare in modo che un analista, un ricercatore non riesca con facilità a comprendere il funzionamento del malware, tecniche interne del malware, oppure principalmente fare in modo che gli antivirus non riescano a fare fingerprinting molto facilmente. Inoltre si possono proteggere algoritmi proprietari in questo modo, pensando ad esempio Photoshop con tutto il processing delle immagini che ha. Effettivamente gli algoritmi sono offuscati perché uno altrimenti va a disassemblarli, capisce cosa fanno, se li riscrive, questo può farlo un competitor, può farlo qualunque persona a casa e non paga più la licenza. Inoltre, media DRM tradizionali, questo qui è un po' diverso dal codice offuscato in sé, ma rientra comunque come white box perché sono programmi che girano sui computer, in qualunque computer normalissimo, quindi possiamo analizzare, debuggare, eccetera. La prima parte della presentazione parlerà appunto del codice macchina offuscato. Spiegherò alcune tecniche che si possono usare per avere un grafo come quello lì, che è super complicato e diciamo si capisce poco. Principalmente encoding, encryption e padding, li ho raggruppati perché quello che fanno, o meglio ci arriveremo dopo, adesso faccio un po' di stato. Function level encryption, virtual machine, è in generale aumentare la complessità del codice. Quello che ho chiamato code conceiving, quindi encryption, padding, eccetera, eccetera, fa una trasformazione del programma, lo prende, lo rende illeggibile in modo che non si possa fare analisi statica direttamente sui byte del programma. Quindi all'esecuzione verrebbe decryptato, compresso, eccetera, per avere di nuovo il codice eseguibile ed effettivamente leggibile. Funziona circa così, abbiamo un algoritmo, in questo caso di encryption, a cui noi diamo in pasto il nostro programma o comunque codice leggibile e funzionante, diventerà del codice cifrato e ci viene appiccicato sopra uno stub che effettivamente è del codice funzionante non criptato, che non fa altro che prendere il codice che sta dopo, decifrarlo e eseguirlo. Questa cosa si può aggirare dal punto di vista di un reverse engineer eseguendo il decryption stub in modo che venga decifrato il codice e prendendo dalla memoria il codice pulito. Quindi questo non è tanto una tecnica che serve per fare in modo che il reverse engineering sia più difficile, ma fare in modo che dei tool automatici non possano, appunto usando l'analisi statica, determinare il funzionamento del programma senza plugin, eccetera, eccetera. La seconda tecnica, function level encryption, è un po' più complessa, però alla base c'è lo stesso, cioè su quello stesso.
ogni funzione viene cifrata e viene decifrata al volo quando una funzione viene chiamata con una funzione di decoding che è analoga al decryptor sub di prima. Chiamiamo una funzione, la funzione chiama un decryption sub, chiamando che è una funzione qui adesso scritto nel codice che non è veramente importante. Ciò che basta sapere è che questa funzione qui esegue, prende i dati che saranno qui sotto, li rende leggibili di nuovo, li esegue, quando ha finito li cancella via e ritorna indietro. Questo perché questo fa in modo che tutto il programma, cioè in tutta la memoria del programma non ci sia sempre del codice cifrato. Quindi ad esempio se io sto eseguendo le funzioni F1 ed F2 e vado a frizzare il funzionamento del programma, posso leggere il codice di quelle due, ma non di F3 ed F4. Magari in un altro momento avrò F3, il goal è fare in modo che un ricercatore non possa aprire il programma, dampare la memoria e leggere il codice. Questo è abbastanza più tricky da girare, bisogna scrivere un unpacker che faccia quello per ogni singola funzione, rimetterle insieme. Si fa, ma non è immediato. La cosa un po' più difficile da reverse engineerizzare sono le virtual machine. Ci sono diversi tipi di virtual machine, questo non è inteso come apro VirtualBox, ci carico l'ISO di Linux e ho un computer dentro la computer. Per virtual machine qui intendo avere del codice macchina alternativo, non codice macchina, si chiama bytecode. Noi definiamo delle istruzioni, gli diamo dei byte conosciuti e poi implementiamo una funzione che esegue l'istruzione che vogliamo, in modo che le mie funzioni saranno composte di opcode custom che un reverse engineer non sa a priori cosa facciano. Deve andare a capire prima ognuno di quei casi come funziona, cosa fa. Effettivamente scrivendosi poi magari con carta e penna ogni opcode a circa che istruzione corrisponde. Adesso io qui ho fatto l'esempio di add, sort, jump, che sono molto base come istruzioni, ma nessuno vieta di fare un'istruzione che equivalrebbe ad una funzione intera che uno scrive in C, cioè abbiamo libertà totale. Quindi, ricapitolando, il reverse engineer deve capire ogni singola istruzione, deve scriptarsi tendenzialmente un unpacker anche della virtual machine. Il diagramma qui mostra una VM interpretata, quindi abbiamo il codice in bytecode nelle funzioni. L'interprete fa qui un switch per ogni istruzione, esegue il codice. Questo è stile Python, quindi usa una roba simile. L'alternativa sono le VM, le virtual machine, che compilano just in time, quindi durante l'esecuzione del programma il bytecode della macchina virtuale viene convertito, viene compilato in codice macchina vero e proprio dell'architettura nativa, ad esempio x86. Ad esempio l'istruzione x00 qualcosa verrà cambiata nel corrispettivo dell'istruzione add, che mi pare sia 46, 0x46 in assembly x86. Questo viene fatto a runtime. È un po' più facile reversare le VM just in time compilate, perché è una cosa analoga alla function level encryption. Noi ad un certo punto in memoria abbiamo il codice decifrato, possiamo prenderlo, possiamo metterlo sul radar 2, fare i grafici, eccetera, capiamo come funziona. Mentre se è una VM interpretata, i tool tendenzialmente per farlo non esistono, dovremmo scriverci un plugin per radar o Hydra. Quindi questo è un po' più tricky di tutto il resto, ed effettivamente è la cosa più complessa e la cosa anche più usata per l'offuscazione seria commerciale. L'ultima categoria è ciò che aggiunge complessità al codice, quindi non andiamo effettivamente a nascondere e a cifrare il codice in sé, ma aggiungiamo complessità, quindi
alla fine lo scopo dell'offuscazione non è prevenire che il codice, non è sicuro al 100% che del codice offuscato sia impossibile da reverse engineerizzare, però tendenzialmente ci metti un ricercatore ci metti il doppio, il triplo, 10 volte tanto tempo, quindi anche la complessità aggiunge del tempo di lavoro per capire cosa fa il codice. Quindi questo come funziona? Si mettono delle istruzioni più complesse, meno conosciute, che un ricercatore conosce meno, ha visto meno, si aggiungono dei branch inutili che non vengono mai eseguiti, si aggiungono calcoli inutili che potrebbero essere semplificati in un'istruzione sola magari. E appunto ci sono diversi, meglio, ci sono infiniti modi per fare questa cosa. Una cosa molto comune sono predicates, predicati opachi, sono delle espressioni che vengono sempre eseguite, vengono valutate, ma hanno letteralmente una sola possibilità. Ad esempio qui abbiamo dei branch, uno dei due andrà sempre sul ramo di sinistra, quindi vero, l'altro andrà sempre sul ramo di destra. Questo combinato al deadwood, quindi del codice che non viene mai eseguito, aggiunge complessità, aggiunge un mappazzone di codice che dobbiamo andare lì a capire cosa faccia, cancellare, eccetera. Inoltre una cosa un po' più complessa, self-modifying code, è circa correlato ai predicati opachi, è un po' diverso. Il codice può modificare se stesso o del codice da qualche altra parte del programma mentre gira. Quindi se io apro un programma in Hydra, mi faccio fare il grafo, fa qualcosa, ma ad un certo punto quando vado ad eseguirlo io avrò tutt'altro codice. Questo fa in modo che l'analisi statica sia più difficile, non impossibile, si può automatizzare anche quello emulando la modifica del codice, però non è banale. Nel diagramma c'è del codice che modifica se stesso in base al risultato di uno di quei branch lì. Quindi invece di tutto ciò si potrebbe fare con del codice fisso che non si modifica mai, magari più lungo, magari più corto, tendenzialmente più corto, però per aggiungere complessità faccio in modo che il codice si modifichi, fa esattamente la stessa cosa, però è più difficile capire cosa ciò va a fare. Con questo concludo la prima categoria, la prima parte di questo talk, quindi questo riguardava il codice macchina offuscato. Adesso abbiamo l'altra categoria che sono i DRM multimediali, in particolare una cosa che si chiama white box cryptography. Ciò che andiamo a fare è prendere un algoritmo comune tipo AES, chiave simmetrica. Vogliamo fare in modo che noi ad esempio dobbiamo inviare dei dati, un video, ad esempio pensate a Netflix, deve inviare un film, cifrarlo in modo che non possa essere preso e copiato facilmente, però per un motivo o per l'altro non vogliamo dare la chiave simmetrica in mano a chi guarderà il film. Ciò che succede è che attraverso della magia nera il codice dell'algoritmo originale viene trasformato in questo, e questo codice qui ha la chiave embeddata dentro, non nel senso che ci sono i byte della chiave da qualche parte, ma nel senso che tutte queste istruzioni fanno in modo che dato lo stesso input, se noi mettiamo la chiave nell'algoritmo originale abbiamo lo stesso output da entrambi questi esempi. Quindi non abbiamo la chiave come input, la chiave effettivamente non è banale da recuperare, effettivamente ci sono degli attacchi crittografici che io non conosco perché sono scarso in matematica, però si può fare, effettivamente è inutile, adesso vedremo perché. Qui ho fatto alcune considerazioni, perché effettivamente dovremmo voler nascondere una chiave? La risposta è per rendere un po' più difficile la replicazione del contenuto. Un attaccante non può recuperare la chiave dal codice, perché no, è fatto in modo che
la chiave sia persa, tra virgolette, però in un certo senso la controlliamo perché? Perché abbiamo il pezzo di codice con cui possiamo decifrare qualsiasi cosa con quella chiave. Se noi prendiamo il codice, lo togliamo dal programma originale, lo mettiamo da qualche altra parte, ciò si chiama code lifting, possiamo decifrare qualsiasi cosa. Possiamo manipolare l'algoritmo, effettivamente cambiando le istruzioni, perché tutto ciò gira sul nostro processore e il nostro lo controlliamo. Quindi, infine, questo può funzionare, ha davvero un senso fare ciò? Circa, in realtà secondo me no, però la gente lo fa. Parlando di code lifting, come dicevo prima, prendiamo il codice, lo facciamo girare da qualche altra parte, decifriamo dati arbitrari. Come viene impedita questa cosa? Possiamo aggiungere dell'encoding oltre alla cifratura, in modo che solo il programma originale che è pensato per fare quello riesce a prendere il contenuto e riprodurlo. Quindi, ad esempio, io ho il player di Netflix, oltre a decifrare il contenuto, magari c'è un altro layer, magari su un formato video proprietario, e quindi solo loro possono riprodurlo. Ciò non è esattamente sicuro, perché come abbiamo preso il codice che decifra il contenuto, prendiamo il codice che lo riproduce, quindi ci mettiamo più tempo, però possono tutte essere reverse engineerizzate, queste cose copiate. La controparte è manipolare direttamente l'algoritmo, perché vorremmo poterlo fare, perché magari vogliamo, cioè l'algoritmo in sé è comunque circa affine all'algoritmo originale, quindi è diverso da S, è vero, però ci sono cose simili, si riescono a riconoscere. Possiamo fare in modo che alcune operazioni non vengano eseguite, ad esempio mettendo dei NOP nel codice macchina, oppure prendendo delle tabelle di sostituzione per alcuni algoritmi, facendo in modo che non sostituiscano nulla, così ci avviciniamo all'inizio del round di decifratura. In questo modo potremmo far diventare più facile il recupero della chiave originale. A dire la verità non serve troppo, però si può fare. L'altro lato della medaglia è che, come si può fare, si può rendere anche più difficile tutto ciò, come un po' tutto, si può aggiungere complessità. Possiamo prendere una tabella di sostituzione e invece che metterla a parte separata dal codice, far diventare pezzi di codice entry della tabella di sostituzione. Quindi se io vado a modificare il codice, sto effettivamente modificando un pezzo di quella tabella e effettivamente l'algoritmo diventa diverso, quindi non riesco più a decifrare con il codice che ho modificato il contenuto originale, o comunque anche stadi prima che magari vanno a leggere la tabella di sostituzione che si trova dopo nel codice, agiranno diversamente. Questo non è sicuro, si può duplicare la memoria, si può analizzare staticamente tutto ciò, ma è comunque come si dice in italiano, cat and mouse race, quindi il reverse engineer rincorre l'ingegnere che cerca di complicargli la vita, si fanno un po' guerra a vicenda e la complessità spara in alto anche più di questo. Quindi alla fine, perché fare in primo luogo un qualcosa del genere? Visto che ad un certo punto il contenuto decifrato è nella memoria controllata da noi, possiamo, se io sto riproducendo un video su Netflix, stoppo, posso fare uno script, no, in realtà non posso fare uno screenshot, c'è altra protezione, ma posso leggere la memoria che viene inviata allo schermo, prendo il frame. Quindi non è davvero sicuro al 100%, come tutto il resto delle white box di cui ho parlato in questa presentazione, è proprio questo il punto. Quindi non dovrebbe essere una buona idea. In realtà questa cosa è abbastanza facile è abbastanza facile fare in modo che ognuno degli algoritmi che noi inviamo insieme al contenuto per decifrarlo sia abbastanza diverso l'uno dall'altro attraverso i metodi di offuscazione del codice macchina di cui ho parlato prima.
quindi effettivamente per ogni nuovo contenuto che Netflix aggiunge alla libreria ci sarà un algoritmo leggermente diverso, un po' randomizzato magari, e quindi qualcuno che vuole fare il rip 1-1 di quel contenuto deve perderci del tempo. Questo fa in modo che la gente non aspetti che esca il torrent con il nuovissimo film, ma se lo vada a vedere pagando Netflix. Questo è effettivamente... c'è un investimento in usare Whitebox Cryptography come DRM, però l'investimento, diciamo, si ripaga con le vendite aumentate di abbastanza, proprio per questo motivo. Quindi effettivamente è meglio usare questo che nulla, però ci sono cose anche migliori, sicuramente migliori di questo. E effettivamente cos'è migliore di un qualcosa che possiamo analizzare, un qualcosa che non possiamo analizzare, una cosiddetta black box. Ho messo giusto un paio, una slide in realtà, delle black box che sono effettivamente in uso in dispositivi, tutti i dispositivi, telefoni, computer, eccetera. Cose come Secure Enclave, tipo il TPM nei computer Windows che tiene la chiave per decifrare il disco, e invece, non, in realtà non proprio quella che decifra il disco, ma una chiave che cifra la chiave che decifra il disco. Ciò che succede è che il sistema operativo, se riusciamo ad autenticarci, chiede al TPM di decifrare un qualcosa. Il TPM dice: ok, sei tu, allora ti decifro questa cosa. La chiave non esce mai da lì dentro, quindi se io ti rubo il computer non posso prendere la chiave vera, devo comunque riuscire a far vedere al TPM che io sono autenticato, non posso prenderlo fisicamente, aprirlo e rubare la chiave. Cose come Intel Management Engine, che è un piccolo processore in tutta la CPU Intel che ha un sistema operativo proprietario, serve per fare cose, in realtà Intel non dice troppo cosa fa, quindi è letteralmente una black box, non sappiamo cosa fa, sta lì dentro, può leggere, cioè, ha privilegi totali sulla macchina, nessuno sa cosa fa circa. E molte altre cose, come anche ad esempio Apple T2, il chip Apple T2 è un coprocessore che stava nei computer Apple negli ultimi che hanno usato Intel e fa un sacco di cose, hardware control, quindi temperature, luminosità dello schermo, eccetera, passano da lì dentro, ma soprattutto cose come esattamente questa cosa qui, Apple Video Encoder, ci sono degli algoritmi proprietari, o Image Signal Processor, ci sono degli algoritmi proprietari codificati in hardware lì dentro che noi non possiamo andare ad analizzare, e questo è letteralmente un sogno per chi vuole proteggere un algoritmo dal competitor, lo metti in hardware e non possono rubartelo prendendo il codice. Inoltre proprio questo chip è utilizzato per il DRM Apple Fair Play, che viene usato da Netflix, viene usato per proteggere video. E come funziona? Il T2 fa la decifratura del contenuto, lo decodifica e lo invia direttamente allo schermo, in modo che i frame video non siano mai nella memoria main del processore, cioè dal sistema a cui il processore può accedere. Quindi noi se vogliamo attaccare una macchina che usa Apple Fair Play, la cosa migliore che possiamo fare è o puntare una videocamera allo schermo e registrarlo così, o leggere direttamente in qualche modo dal controller del display i pixel. Non possiamo andare prima, perché se non abbiamo il controllo sul chip T2 non possiamo, praticamente non possiamo leggere dalla memoria. Come dicevo qui, viene usato per queste cose che ho descritto. Si possono attaccare delle black box? Sì, in un certo senso, se riusciamo a prendere il controllo del... questo qui, questo chip qui ha dei processori ARM dentro, c'è un sistema operativo tipo iOS ma molto più ristretto, condivide delle criticità con alcuni altri chip Apple, in particolare tipo da 9 ad 11 hanno il bug famoso della Bootrom, exploitato con Checkmate, è l'exploit bello che ha questo icono qui. Checkmate funziona sul chip T2, quindi potremmo riuscire ad eseguire dal codice arbitrario sul chip T2 e leggere dalla memoria. Della gente l'ha fatto, io non sono skillato abbastanza per capire come funziona, quindi non ve lo propongo.
però effettivamente questo è il talk, se avete delle domande potete chiedermi qualsiasi cosa, quello è il mio Twitter, non lo uso però seguite, chiedetemi qualunque cosa, sono tutto vostro.